Io vi chiedo scusa, io devo chiedervi scusa, sono costretto a chiedervi scusa perché terzo video di giornata forse anche un po' eccessivo, però ragazzi quando ci sono delle giornate di questo tipo qui io parlerei all'infinito, vorrei essere sempre qua con voi a commentare quello che accade e credo anche che ci sia un bel parallelismo tra Paul Pogba e Matthijs de Ligt, due dei calciatori più chiacchierati in casa Juventus degli ultimi giorni, sicuramente delle ultime ore, e credo che nella giornata di domani possano esserci anche delle novità, degli sviluppi sul fronte che lega entrambi alla Juventus. E intanto sicuramente domani le prime, anche se non prime, parole di Pogba in bianconero, perché Pogba ha parlato sul canale YouTube della Juventus, è stato riportato da tutti i social della Juve l'intervista che è stata fatta proprio a Paul Pogba, poi domani risponderà alle domande dei giornalisti, ovviamente ci divertiremo, ovviamente lo guarderemo insieme in live su Twitch, quindi vi aspetto dalle 14 rotte in poi sul canale Viola, dove andremo a fare la live reaction, un po' come abbiamo fatto oggi con quella di Di Maria. In seconda battuta, proprio nella conferenza stampa di Di Maria, nel video in cui commentavamo la conferenza stampa di Di Maria, al termine vi dicevo che i ragazzi in chat mi segnalavano la presenza di Brazo Saljamizic direttamente a Torino, e infatti poi abbiamo avuto addirittura i vari video con Giovanni Albanese che gli chiedeva allora come va, Saljamizic la vediamo, e al termine il rientro di Saljamizic in Germania, in cui si è lasciato andare con un sorriso anche abbastanza beffardo, dicendo che il Bayern Monaco è sempre ottimista per natura e che quindi si lavorerà e si vedrà sul fronte De Ligt. Ora, mettendo insieme un po' le immagini che abbiamo ottenuto dall'ottimo lavoro dei giornalisti presenti tra Continassa ieri, quindi l'arrivo di Matthijs de Ligt, un po' svogliato anche nell'andare a firmare gli autografi, a mettersi insieme ai tifosi e ovviamente a quelle di Saljamizic, oggi sorridente nel ritrovare Torino, anche se noi, almeno io personalmente, a Brazo ho voluto tantissimo bene, mi ricordo ancora una sua doppietta al Milan, mi pare in un 3-2 finale, gol di Del Piero, di Pippo Inzaghi, ora devo andarmi a vedere, ma doppietta di Saljamizic sicuramente, e gli ho voluto un gran bene anche negli anni bui della Juventus, dove non si andava decisamente bene in Serie A e tantomeno in Champions, forse Champions non ci sei nemmeno mai andati con Brazo, però ovvio che in questo momento mi sto un po' antipatico, se proprio devo dire la verità, e mi sto aspettando un'offerta del Bayern Monaco. Attenzione, c'è distanza, perché come riporta Romeo Agresti, è ufficialmente iniziata la trattativa tra Juventus e Bayern Monaco per De Ligt. La Juventus resiste nella trincea legata ai 100 milioni, il Bayern Monaco invece valuta il difensore 70 milioni di euro, poi magari più eventuali bonus per cercare di arrivare ad avvicinarsi alla cifra richiesta della Juve, quota 100, che farebbe poi di De Ligt il difensore più pagato della storia del calcio. Però non siamo ancora proprio arrivati alla cifra giusta e la Juve fa muro in questo momento, e c'è ragione, perché comunque, intendiamoci, De Ligt c'è una clausola recessoria, se si vuole acquistare Matthijs de Ligt, la clausola è lì, quello è il prezzo, e Juventus è addirittura disposta a trattare per scendere leggermente sotto il prezzo della clausola recessoria, quindi si sta muovendo nel migliore dei modi, ed è giusto che sia così. E quanto vi ricorda davvero la trattativa legata a Paul Pogba? Perché l'abbiamo detto pochi istanti fa, De Ligt diventerebbe il difensore più pagato della storia del calcio, così come Pogba nel 2016 era diventato il calciatore più pagato della storia del calcio, superando proprio Zinedine Zidane, la cessione di Zidane dalla Juventus al Real Madrid. Quindi stiamo parlando di storia, cioè qua in questa sessione di calciomercato stiamo riproponendo la storia, stiamo riscrivendo la storia. Già il ritorno di Pogba a zero, dopo averlo venduto a 100, dopo averlo preso a zero e ripreso a zero, è storia, questa è storia. Se De Ligt arriva a essere venduto davvero a 90 o più milioni, è storia. La Juventus sta facendo queste cose ed è giusto che si prenda il suo tempo, la Juve, nei confronti del Bayern per cercare di avvicinarsi alla cifra richiesta. Però allo stesso tempo la Juventus non ha tempo, perché tra veramente poco si parte per l'America e noi in America dobbiamo andarci col sostituto di De Ligt. Però quanto è simile questa voglia di De Ligt di cambiare aria rispetto a quella voglia di Pogba di tornare a Manchester a dimostrare chi era? Tantissimo, io rivedo la stessa dinamica, anche perché sono due giocatori della stessa scuderia di procuratori, quella di Mino Raiola, anche se oggi non c'è più Raiola, c'è Raffaella Pimenta che sta curando tutte queste trattative, ma
la storia si ripete, è sempre la stessa. E vedere Pogba sul canale YouTube della Juventus che continuava a dire che bello, sono tornato a casa, non c'è niente di meglio di questo, non vedo l'ora di rigiocare con la Juventus, voglio vincere lo scudetto, si ricomincia, mi è mancata la Juve, sono sempre stato in contatto con i vecchi giocatori che erano qui, con Marchisio, con Evra, con Dybala, con tutti quelli, con Nedved, con Agnelli, il presidente, il vicepresidente. Mi fa veramente capire che Pogba si è probabilmente pentito di quello che è stata la sua decisione 6 anni fa, e infatti l'altro giorno si è addirittura rifiutato di firmare una maglia del Manchester United. E questo che cosa significa? Staccare nettamente il suo presente con il suo passato. È ovvio che Pogba anche a Manchester aveva detto cose non proprio bellissime nei confronti della Juventus, tipo sono stato in vacanza per 4 anni, ora sono tornato a casa. Oggi probabilmente pensa esattamente il contrario, ma questo forse perché la sua esperienza allo United non è andata esattamente come immaginava. È anche vero che Pogba ha scelto la Juventus piuttosto che il PSG, che poteva essere assolutamente una strada percorribile, perché a Parigi tante volte hanno accostato Pogba proprio al PSG, e tra l'altro lo stesso Mino Raiola all'interno del Pogmentary l'ha ribadito tante volte, mi sono incontrato, bla bla bla. Lo stesso Leonardo voleva Pogba alla grandissima, però Pogba all'interno del PSG sarebbe stato uno dei tanti, così come De Ligt all'interno del Bayern Monaco. De Ligt all'interno del Bayern Monaco sarebbe uno dei tantissimi campioni che compongono la rosa. Attenzione, questo significa che ovviamente la Juventus non è a quei livelli di nomi, perché di nomi si sta parlando. Non abbiamo una squadra farcita di super fenomeni come il PSG o come il Bayern Monaco. Assolutamente no, siamo un passo dietro a tutte e due, non c'è nemmeno bisogno di specificarlo. Però certi giocatori hanno anche bisogno dell'amore che viene riversato dai tifosi, e vedere Pogba che viene accolto dalla Juventus, dai tifosi della Juventus, dalla gente della Juventus, da noi, che siamo il cuore pulsante della squadra, è stato bellissimo, è stato fantastico, mi sono emozionato tantissimo. E vedere Pogba che si emozionava a sua volta, che batteva la mano sul cuore e che si trova a suo agio vestendo la maglia della Juve ancora una volta, è una cosa che mi fa piacere. Cioè, sono proprio contento di vedere, soprattutto di sentire certe cose che mi fanno dire: allora vedi che quando 6 anni fa sei andato via forse non è stata proprio la scelta giusta. Allora ve lo dico, quante volte l'abbiamo visto il ritorno? Ieri guardavo la foto di Pogba e Bonucci sulla cyclette e ho detto: diavolo, uno nel 2016 va al Manchester, l'altro nel 2017 va al Milan, nel 2022 sono ancora insieme alla Juventus. E quanti ritorni ci sono stati? Tantissimi. Allegri, Buffon, non me ne vengono inventati, ma anche banalmente Rugani, De Sciglio, che sono andati in prestito e poi sono tornati, Higuain, ma quanti ne abbiamo visti di ritorni? Bonucci, Pogba, tantissimi. E allora chi me lo dice? Chi me lo dice? Chi mi vieta di pensare che oggi magari De Ligt verrà venduto a 80-90 milioni di euro, non lo so, quello che sarà, e che poi possa non trovarsi bene al Bayern, o comunque sì, ma poi un giorno magari tornerà alla Juventus proprio perché lì si stava meglio come idolo della tifoseria, perché teniamoci, oggi De Ligt questo è. De Ligt è un idolo della tifoseria della Juventus, è un giocatore amatissimo. E infatti a me fa male pensare che l'anno prossimo molto probabilmente non ci sarà più De Ligt. Mi fa molto male, come mi aveva fatto male all'epoca pensare non c'è più Pogba. Poi la Juve è riuscita a fare comunque le sue cose, il centrocampo della Juve no, non è mai riuscito a tornare a quei livelli e probabilmente non lo tornerà nemmeno adesso, perché comunque non abbiamo riacquistato lo stesso Pogba che abbiamo lasciato andare via. Oh, magari sì, sono pronto a essere stupito, Paul, dipende tutto da te. Però poi vedere un giocatore che e ti dice proprio tranquillamente io ho scelto col cuore di tornare qua, ti fa capire che ha messo tutto sullo stesso piano e alla fine non ne valeva la pena l'avventura o la squadra esotica o lo stipendio più alto. Anche perché Pogba dice una cosa molto importante: ho scelto la Juve perché avevo bisogno di ritrovare l'amore nel giocare a calcio. E sappiamo bene che Pogba a Manchester ha avuto dei problemi sotto questo punto di vista, e quindi sono convinto che sarà veramente super carico e che ci darà modo di essere orgogliosi di lui. E questo per iniziare a me basta. Vediamo De Ligt cosa succederà. Io sono davvero convinto in questo momento che De Ligt magari ci saluterà, ma che non sarà un addio. Ho questa sensazione addosso e magari non si avvererà mai, però è difficile togliermela. E quindi Matthijs, scegli tu.
vita tua, carriera tua, assolutamente sì. Ricordati che però che il valore di mercato, se deciderai di andare, è quello è, e quindi la squadra che vorrà sborsare i soldini dovrà arrivare a quella cifra lì, e al massimo ci rivediamo più vecchi. Che cosa ti devo dire? Questo ormai sembra un modus operandi sempre più diffuso, ma non solo nella Juve, in Italia, generalmente in Italia. Basti vedere Lukaku, basti vedere Ibrahimovic, ne abbiamo viste tante di queste storie. E chissà, magari De Ligt sarà uno degli altri che si aggiungerà alla lista. Ci vediamo domani con la presentazione di Pogba, con il video recap della presentazione di Pogba, e se dovessero uscire altre notizie, magari con un video anche domani mattina intorno alle 7:30.